stasera con il dottor Andrea Travisani, il nostro direttore delle politiche fiscali, affrontiamo l'introduzione della fatturazione elettronica, un tema molto importante. L'Agenzia delle Entrate l'ha definito un cambiamento epocale, quindi dobbiamo ascoltare lui per qualche consiglio sia per tutti i professionisti e le società di servizi come le nostre che per tutte le aziende. Ma l'argomento di oggi è particolarmente caldo e interessante. Dal 1° di luglio entra la fatturazione elettronica per parti importanti e settori importanti del nostro paese, tutta la filiera delle benzine e i subappalti con i contraenti PA. Ma dal 1° di gennaio 2019 tutti i soggetti saranno obbligati alla fatturazione elettronica. 5 milioni di imprese coinvolte nell'adempimento. Gli obiettivi che ci siamo dati come Confartigianato sono sostanzialmente tre. Il primo, avere la proroga della scadenza del 1° di luglio, in quanto troppo ravvicinata, in 6 mesi da quando è uscita la norma non si riescono a creare le infrastrutture. Secondo obiettivo che ci siamo dati, rendere la fatturazione il più semplice possibile e quindi con strumenti anche molto light messi a disposizione direttamente all'Agenzia delle Entrate. Terzo obiettivo è quello di questa sera, arrivare sulle nostre imprese per dare le informazioni che servono per avviare un processo così importante.